No, grazie dell'invito. Non ho veramente capito se Michele mi ha invitato in quanto esempio di temperanza o di intemperanza. Però, vogliamo vivere questo contrasto, l'esperienza. E mi scuso per lo spostamento di agenda, che però mi permette di parlare prima del professore, quindi non faccio brutta figura, diciamo. No, allora, io mi chiamo Davide Rota, di mestiere nella vita sono amministratore delegato di Tiscali, azienda di cui siamo diventati proprietari fondendola con l'azienda che avevo fondato insieme a un collega circa 20 anni fa, che si chiama Linkem. Mio background professionale, io ho lavorato in Procter & Gamble per un'azienda di largo consumo per 8 anni. Poi nel 2002, con questo ragazzo con cui lavoravo, con cui ancora oggi dividiamo, diciamo, le nostre avventure di vita, volevamo fare una società nostra, volevamo fare un'iniziativa nostra. Abbiamo fondato una piccola azienda che faceva reti wifi negli aeroporti. La nostra iniziativa parte da lì. E da quell'azienda poi abbiamo creato un operatore di telecomunicazioni che, come ultimo episodio della sua vita, ha comprato Tiscali nell'agosto dell'anno scorso. Il gruppo è un gruppo presente soltanto in Italia, la maggior parte dei suoi dipendenti li ha in Puglia, la sede principale è a Roma. Abbiamo circa 1.400 dipendenti, 400 a Cagliari, 650 in Puglia, il resto un po' sparsi in giro per l'Italia. È interessante l'argomento su cui mi avete invitato oggi, perché è un argomento apparentemente semplice, come anche il caso che avete scritto, ma molto molto complicato, perché per una serie di elementi sequenziali arriva a discutere come uno vuole gestire un'azienda, partendo dall'elemento della temperanza. Allora, gli spunti sono molto interessanti. Volevo fare un po' di ragionamenti. Quanto tempo ho? Quanto tempo ho? 10 minuti? Un quarto d'ora? Anche 20, Ah, anche mezz'ora, ok. non ti Allora, i ragionamenti che ho fatto, anche partendo dagli spunti che avete lanciato, compreso l'ultimo, che ho trovato molto, molto interessante. Allora, in teoria, poi professore mi corregga se dico qualche stupidata, in teoria la temperanza è la via di mezzo, no? Quello che gli americani chiamano il golden mean, tra la deficienza e l'eccesso. Quando ho letto il caso, io personalmente sono per essere un po' aggressivo, ma l'avrei cacciato tutti e due. Cioè, la mia reazione naturale sarebbe quei due, cioè non ci avrei mai lavorato con uno che va a mangiare, fa 3 ore in metropolitana per mangiare dalla sorella a Parigi, no? Cioè, penso che non siamo scannati così male a spendere 4 euro di piadina, oppure con quell'altro che mette vasi di lalique in ufficio o altre cose del genere, no? Secondo me sono entrambi. Cioè, non, sì, ma cioè, non va bene nessuno dei due, no? Però, quindi diciamo, trovare questa via di mezzo, adesso senza scomodare Aristotele, no? Che è, diciamo, è uno dei pensatori alla base del principio, le faceva una delle quattro virtù. Okay. Si discuteva nel momento in cui lo interpretavano se fosse anche la principale delle virtù. Con la prudenza. Con la prudenza, sì, infatti, qual è l'altra? Cioè, gli studiosi dibattono quale delle due, no? Però, cioè, oggettivamente, se ci pensate, no? In tanti episodi di vita, questo qua è una cosa difficilissima, no? Cioè, quando uno va da un dietologo, gli dice che il boccone più buono è il primo e l'ultimo, ok? Quindi, per farti magari dire, mangia di meno, perché non è che mangiare una roba diversa, mangia di meno, perché se mangi, tanto il piacere lo provi al primo e all'ultimo boccone, ma dove ti fermi? Ok, no? In questo caso qua aziendale è evidente che questi due signori non vanno bene, ed è evidente che manca l'elemento sostanziale, che è quello che mette le regole, che decreta lo stile dell'azienda, che fa tutta una serie di ragionamenti del genere, no? È un argomento complicato, perché nel momento in cui, perché ovviamente chi è che decide qual è la via di mezzo? Cioè, da un certo punto di vista, no? Il concetto di efficienza e eccesso sono soggettivi. Magari quello che fa il direttore tecnico pensava che per lui non era un eccesso usare la banda tutto il giorno e scaricare film. Tanto la banda la paghiamo flat e il film non do fastidio a nessuno, no? Quindi, cioè, il vero ragionamento è capire come si arriva a determinare questo elemento. Poi, cioè, in qualche caso sarebbe anche interessante anche casi basici, no? Io lavoravo quando lavoravo alla Procter, che è una multinazionale straordinariamente procedurizzata, aveva un elemento di totale intemperanza. Andavano in over-analysis su tutto. Cioè, nel momento in cui dovevano prendere una decisione, passavano mesi
a raccogliere dati, quando in realtà dopo 3 giorni si capiva dove stava, qual era la decisione da prendere, no? Quindi andavano, in un caso molto semplice in quel ragionamento, in un eccesso di raccolta di dati che procurava tutta una serie di elementi, no? Ovviamente applicherei questo ragionamento un po' alla gestione aziendale, è ovvio che ci sono degli elementi di temperanza nella gestione delle persone con cui lavori che ricambiano nel campo dell'educazione, quindi quelli non li toccherei in questi 10 minuti, no? Però quello era un esempio, per esempio, che ho vissuto nella mia vita. Io impazzivo a lavorare in un posto in cui compravamo milioni di dati, li analizzavamo, ma si capiva dopo 5 minuti qual era il trend da prendere, no? Però non veniva preso perché l'eccesso di dati dava una falsa confidenza e quindi si tendeva a esagerare dall'altra parte. Ho visto dall'altra parte, noi come azienda abbiamo investito una ventina di start-up negli ultimi 4-5 anni, ho visto gente spendere i soldi a pancia. Cioè, arrivi e dici, secondo me sta roba funziona, no? Ok, no? Che se ti va bene funziona, se ti va male non funziona, no? Quindi lì questo è uno degli esempi del golden mean, come dicono gli americani, no? Io per questa cosa potrebbe sembrare un po' autoreferenziale, no? Però ho sempre pensato che questo ragionamento sia la base di come deve essere gestita un'azienda, perché per capire esattamente dove sta il mezzo, devi capire che azienda sei. Quando vengono i ragazzi nuovi a lavorare da noi, gli diamo un foglio, un po' così, un po' tendente a capire dove sono finiti, no? Per essere sicuri che capiscono che sono finiti in che posto sono finiti, che se non gli va bene, magari vanno benissimo da un'altra parte, no? Nel foglio sostanzialmente c'è un concetto solo, poi declinato in modo un po' di ridondante, che i valori vengono prima degli interessi. Allora, questa cosa qua, secondo me, nel nostro piccolo, è la base del ragionamento sulla temperanza, cioè su quella via di mezzo, perché innanzitutto per venire prima degli interessi ce li devi avere. Ok, no? Perché dici, valori di chi? Ok, giustamente, i tuoi, i miei, quali erano. Quindi abbiamo provato a settare un set di valori chiari, no? Che sono i nostri valori, ma magari non sono giusti da un certo punto di vista, no? E però questa cosa qua, so, per esempio, adesso noi purtroppo, perché non l'abbiamo mai fatto per tanti anni, facciamo un sacco di lavori con la pubblica amministrazione. La prima cosa che dico sempre io a tutti è, se arriva uno, la pubblica amministrazione, che ti chiede un'aranciata, tu esci da lì e vai dal procuratore della Repubblica. Okay, no? È chiaro che dal punto di vista del fatturato probabilmente ne perdiamo un sacco, no? Ci sarebbe qualcuno che potrebbe dire vabbè, è aranciata. Okay, no? La nostra idea è, se cominci con aranciata finisci nel modo sbagliato, no? Quindi i nostri valori sono valori di quel tipo lì. Okay, no? Questo principio qua, secondo me, stabilisce che nel momento in cui tu hai stabilito quali sono i valori, io ho sempre pensato, magari a torto, no? Che tutte le organizzazioni che ci mettono un sacco a decidere perché non hanno i valori. Cioè, quando vedi, ma da tutte le famiglie, i partiti politici, le aziende, stanno ore a decidere delle cose. Se i tuoi valori fossero chiari, ci metti 30 secondi a decidere, no? Perché sai che il valore è quello lì. Nel momento in cui tu decidi che non vuoi precari nella tua azienda, okay, assumi la gente a tempo indeterminato. Non è che vai dal capo del personale e dici, guarda, aspetta, c'è quella legge lì, usiamo quell'altra, ci facciamo sponsorizzare da quell'altra cosa, no? Ho fatto quell'esempio lì, ne potrei fare tanti altri, no? E quindi, in qualche modo, il percorso, secondo me, che alla base di questo ragionamento qua è il seguente, no? Che poi è quello che il signore chiamava lo stile, da un certo punto di vista, no? Cioè lo stile è il valore su cui lavori tu, no? Cioè, nel senso, perché se lo stile dell'azienda è la giusta sobrietà, dico da un certo punto di vista, è chiaro che se tu c'hai lo stabilimento a Lodi, a Casal Pusterlengo, e devi fare una convention con i venditori, ma tra lì e l'albergo di Cortina con la tipa con cui dividi il frigo bar a pomeriggio, forse ci sono dei fili di mezzo, no? Da un certo punto di vista, no? E quindi in qualche modo traduci questi valori in uno stile di vita dell'azienda, in un modo di esistere della tua azienda, e in qualche modo riesci a costruire un'azienda che alla fine ha degli elementi di solidità superiore rispetto a quella che non ce l'ha. Cioè l'azienda che spende del tempo a capire dove sta il suo golden circle, okay, no? Secondo me è l'elemento che alla fine ti fa sì che hai costruito delle mura un po' più forti, no? Perché comunque sia quelle mura lì un po' ti proteggono, no? Cioè, no, se io ormai faccio l'imprenditore dal 2001, ahimè, quindi sono 22 anni che faccio l'imprenditore, tra l'altro un settore molto turbolento, no? Perché è partito da essere il settore
mi saranno capitate almeno 3-4 volte situazioni in cui non sapevamo come pagare gli stipendi il mese dopo. Okay, no? Ma tutto sommato eravamo tra di noi convinti di essere indirizzati verso un certo tipo di attività, con un certo tipo di valori, cioè la provvidenza ci avrebbe aiutato in qualche modo, no? E questa roba qua, secondo me, è il percorso che sta alla base, la mia interpretazione del percorso che sta alla base di questo concetto che avete voluto esprimere oggi, ne avete voluto approfondire oggi. Ogni realtà sociale, aziendale, dovrebbe cercare di spendere del tempo per trovare la sua, il suo golden mean, e non vale solo per le aziende, secondo me vale anche per tante altre cose. Vi faccio un esempio poi per concludere, che secondo me è parte del concetto della temperanza. Però per farlo lì si deve costruire dietro un set di valori, senza impazzire, no? perché poi queste cose devono essere, adesso in questo momento c'è la moda sfrenata delle società benefit, no? Che a me mi hanno sempre fatto un po' ridere. Per esempio, io ho sempre pensato che qualunque azienda che abbia un responsabile della transizione digitale non sta transitando una mazza. Ok, no? Questo è il mio pensiero, perché se tu devi nominare uno responsabile della transizione digitale, vuol dire che sei combinato male, no? Allora, ho un po' lo stesso pensiero su questo tipo. Non volevo dirlo, però. Però, non è colpa del ministro, è colpa del fatto che sei combinato così male, no? Perché è chiaro che deve pervadere. La transizione digitale deve pervadere la tua organizzazione, no? Se devi nominare uno che fa quel lavoro lì, vuol dire che stai proprio partendo da caro amico, no? A tutta questa moda che sta nascendo dietro le società benefit, l'SGR, tutte queste cose per cui d'improvviso rischi di fare la fine della 231, no? Che sono tre avvocati che fanno 10 procedure che nessuno legge mai. Ok, no, però li aggiorni ogni 6 mesi, chiami il comitato di sorveglianza, fai le riunioni, firmi della roba. Io ho fatto il CDA sulla discussione del comitato di sorveglianza. Quindi la classica cosa che la puoi fare è che la lasci lì, ok, no? Così quando arriva la finanza che ha fatto casino dei tuoi comune X, la tiri fuori, cioè, ma io l'avevo detto. Oppure la puoi fare per davvero, no? Cioè puoi scendere nel merito per davvero per capire se quei valori lì sono tali, no? E quindi secondo me il percorso è quello lì, è quello lì. Concludo, poi vi lascio le domande. C'è una cosa che mi ha sempre affascinato, che non c'entra niente con l'azienda, ma secondo me è interessante. Non so se nessuno di voi ha mai studiato una cosa giapponese che si chiama Ikigai. Allora, che secondo me è la massima rappresentazione. Ho letto un libro quest'estate interessante di questo filosofo giapponese, che mi sono dimenticato il nome, che dice che nella vita per essere felici c'è solo due modi. Ok, o sei innamorato veramente di qualcuno, lui stima il 3% della popolazione mondiale, veramente, poi bisogna esplodere il concetto di veramente, ok, oppure devi raggiungere questa cosa che si chiama, sul mondo professionale, cioè, tolto quella sfera della tua vita lì, il resto lo passi al lavoro, ok, no? E cioè, sul lavoro devi raggiungere quello che si chiama, questo concetto molto, molto interessante dei Ikigai, che è l'incontro, il golden circle. Dice, ma perché uno, cioè qual è il lavoro che fa rendere uno felice? Ok, no? Dice, l'ha fatto interessante questo filosofo, ha analizzato anche alcune pezze della cultura giapponese dove le persone vivono un po' di più, dove fanno, cioè, apparentemente vivono anche meglio, no? Dal punto di vista proprio del tasso di persone ammalate, eccetera, eccetera. Ed è l'incontro di 4 cose sul lavoro. La prima è, sostanzialmente, fai un lavoro che ti piace. Ok, no? Quindi cerca di fare un lavoro che ti piace. Tante persone quando li incontro dicono, ma qual è il lavoro che mi consigli di fare? Fai il lavoro che ti piace, no? Fino a un certo punto, no? Perché poi se ti piace fare una cosa, ma non è quella giusta. L'altro pezzo del ragionamento è, fai un lavoro che sai fare, perché se ti piace fare un lavoro ma non lo sai fare, non è un grande risultato. Il quarto pezzo è, fai un lavoro che serve a qualcuno. Ok, no? Il terzo pezzo. L'ultimo pezzo, che crea il golden circle, fai un lavoro che qualcuno è disposto a pagarti. Ok, no? Ah, quello secondo me è la massima, questa roba qua in Giappone si chiama Ikigai. Okay. E secondo me è la massima espressione, è una delle espressioni della temperanza, no? Cioè, perché è chiaro che se tu fai solo quello che ti piace, cioè sei totalmente governato dalle tue passioni, no? Ok, no? È chiaro che sta roba alla fine ti diverti, ma giustamente poi campi male, no? Se fai quello che sai fare, ma che non ti piace, no? Non so, poi. Ve lo ricordate Zubizarreta, portiere della Spagna, perché è un po' più meno giovane, ok? Ha fatto un'intervista bellissima un giorno in cui diceva che fare il portiere gli faceva vomitare. Ma capito? Io odio fare il portiere, ma è l'unica cosa che so fare nella vita, no? Ah, e giustamente quello era contento a un certo punto di vista. Ovviamente se fai una cosa che ti piace, che sai fare, ma non ti paga nessuno, non serve a nessuno, se sei bravissimo
a lavare i limoni, no? Ma non serve a niente, no? E ovviamente se nessuno ti paga, no? Questo qua, secondo me, è uno degli esempi che si potrebbe portare a casa. Va benissimo, grazie. No, adesso ti devo chiedere però, siccome prima abbiamo chiacchierato sulla questione del limite, ti ricordi, no? Sì. No, la temperanza ha a che fare con il limite proprio degli altri e così via. Hai raccontato un tantino la storia di Tiscali, no? La vuoi, dalla tua visione, insomma, com'è stata? No, qual è la storia interessante? Allora, io conosco Tiscali come la conoscono tanti di voi. Esattamente. E per tutti noi, qualche, non siamo Tiscali, fanno tutti quel gesto lì. Esatto, qualcuno è troppo giovane qua per ricordarsi quella faccenda. Però, allora, quando noi avevamo, il motivo per cui abbiamo fuso Link, abbiamo comprato Tiscali con una fusione con un pezzo della nostra azienda, che ci serviva un'azienda che aveva degli asset che noi non avevamo. Asset hard, cioè senza entrare nel dettaglio troppo tecnico, però avevano degli asset infrastrutturali interessanti che ci servivano e che non avevamo. Ma soprattutto ci serviva un'azienda un po' orfana, perché, e che fosse un po' alle nostre dimensioni, non è che potevamo comprare Fastweb, no, da un certo punto di vista. E un giorno, questa cosa è successa ad agosto dell'anno scorso, no? Durante il mese di agosto non c'avevo la famiglia, non c'avevo nessuno, sono stato tutto un weekend a leggere i libri del consiglio di amministrazione della fondazione della società, in spiaggia con tutti i libri così, no? E io ho detto tutti. E quell'azienda è un caso spettacolare di dove il concetto di temperanza e un po' di limite creano un problema. Allora, Tiscali nel 2003 fatturava 1.970 milioni di euro. Era almeno uno dei primi quattro operatori di telecomunicazioni in 16 nazioni del mondo. Era il primo operatore in Sudafrica, era il secondo operatore nella Repubblica Ceca, il quarto in Inghilterra e il terzo in Francia. Il tutto nascendo da un fondatore particolarmente visionario, Soru, che aveva fatto all'inizio degli anni, alla fine degli anni 90, delle cose che dopo 20 anni hanno cominciato a fare. Ne cito un paio. Tiscali tuttora possiede un data center Tier 3 che è stato fatto fisicamente, finito a ottobre del 2002. Okay, no? Quindi ancora quando i data center, il cloud, iniziative del genere, non è che non c'erano, non se ne parlavano neanche, no? Tiscali era proprietario di un'azienda che si chiamava Streamago, che era sostanzialmente il precursore di Netflix. Okay, no? Quindi avevano creato una cosa non spettacolare di più. Dov'è che quell'azienda comincia ad avere un po' di problemi? Poi non è un giudizio di merito, perché questo signore ha fondato una cosa pazzesca. A un certo punto questa persona, animato da nobili propositi, perché dice, se ho fatto da niente una cosa del genere, pensa cosa posso fare per contribuire a qualcosa di più grande, no? In sostanza, si licenzia, okay, mette il consiglio di amministrazione, mette un signore al posto suo, un olandese a fare l'amministratore, e lui si mette a fare il politico, viene eletto governatore, cerca di fare il primo ministro, cioè, in sostanza l'azienda non ci va per 8 anni. Fisicamente lui, che essendo il primo socio, non mette piede in azienda per 8 anni. Questo signore che arriva al posto suo, che io non ho mai conosciuto, analizza la società, che era sanissima, faceva margini, c'era una società messa bene, e decide che vuole diventare il primo operatore in Inghilterra. Cioè, disegna un percorso per diventare il primo operatore in Inghilterra, che era British Telecom, ora come oggi, il primo operatore in Inghilterra. Fa un bond di 2 miliardi e 7 per comprare il terzo operatore, nel combinato diventando il secondo. Okay. Allora, con quella mossa lì sostanzialmente distrugge l'azienda, perché l'azienda, che era un'azienda sana, non era animato da cattivi propositi, non era uno che aveva deciso di indebitare l'azienda per qualche interesse suo, genuinamente per eccesso di confidenza, in 6 anni dal nulla siamo diventati questo, adesso diventiamo il primo operatore europeo, no? Se diventavi il primo in Inghilterra, per il gioco delle quote di mercato, eri diventato il primo in Europa, no? Quindi si indebita oltre l'inverosimile. Quindi quel caso ha due casi di attenzione al limite. Il primo è una persona che aveva fondato un'azienda di grande successo, pensa, a torto ragione, anche animato da bellissimi propositi, di poter fare qualcosa di grandissimo successo di un livello superiore, no? Cioè, non contempla il fatto che nella vita ogni tanto vale uno di avere anche un po' di culo, se posso permettere. Non è che per forza sei bravissimo, che qualunque cosa fai, poi comunque tocchi i 20 d'oro. Quello che viene al posto suo dice, siamo combinati così, siamo messi benissimo, ci indebitiamo oltre l'inverosimile perché tanto siamo invincibili, no? IPO più grossa d'Europa, raccolta di soldi più grossa della storia d'Europa, 1 miliardo di euro di capitalizzazione in più della Fiat nel gennaio del 2001. A quel punto lì diventiamo invincibili per davvero, no? E quello secondo me è un caso di
di evidente non valutazione di un presenza della temperanza, cioè su quella curva di prima sono andati totalmente all'eccesso, no? Senza pensare che, senza ragionarci dietro quell'attività, no? L'azienda da 4.000 dipendenti diventa 400, secondo noi c'erano 3.600 dipendenti in meno nel giorno in cui quel signore ha acceso il bond. Il bond non sono mai riusciti a pagarlo, per cui a un certo punto un hedge fund americano ha comprato il bond al 70 centesimi sul dollaro, quindi al 30% di sconto e un pezzo alla volta gli ha fatto vendere tutta l'azienda, per cui ha venduto la Francia a Xavier Niel, l'Inghilterra l'ha venduta a O2, che era il quarto, quello che è arrivato dopo, no? E quindi quello è un esempio, secondo me, di come in qualche modo l'idea di temperanza, del limite, di capire un po' quali sono i tuoi limiti, perché poi io penso che... Ecco, quel signore lì, più che visionario. No, lui non era il visionario. Il visionario era solo. Sì. No, l'altro è un... Ma da un certo punto di vista era un megalomane, sono d'accordo con lei. Dall'altro punto di vista era... un po' di set di mancanza di valori, perché poi senza averlo conosciuto il signore, ma è chiaro che lui non rischiava del suo, no? Cioè da un certo punto di vista, no? È come quando Enzo Ferrari diceva che ogni pilota suo, ogni figlio diminuiva di un secondo il tempo sul giro, no? Perché pensava che c'avevi figli, c'hai 4.000 persone, no? Cioè è stato anche un po' sfortunato, questa cosa gli poteva anche funzionare, ma non gli ha funzionato, no? Quindi l'idea di trovare un po' la giusta via di mezzo, no? Magari prova a diventare il primo operatore in Spagna, non in Inghilterra, no? Fai una roba più moderata da un certo punto di vista, che se dovesse andare bene va bene, ma se dovesse andare male non crei un disastro. Okay, no? Quello secondo me è il concetto base della temperanza, no? Perché da un certo punto di vista se vai a come quello lì che prende il treno, cambia tre treni per arrivare in centro, non va da nessuna parte, no? Perché a qualche... Cioè, interessante, c'è un pezzo di ragionamento, uno della... il coraggio è uno degli elementi della discussione delle virtù, no? Cioè, tante persone dicono che la soluzione sta sempre nel posto dove tu c'hai la paura. Cioè, una cosa che ti fa paura, la soluzione sta lì. Okay, no? Quindi in qualche modo devi prenderti qualche rischio, soprattutto se fai l'imprenditore, no? Da quel punto di vista lì. Ma capire qual è il rischio che fa sì che riesci a tarare quella cosa, perché se non fai niente, non fai niente. Se fai troppo, arriva un momento in cui succedono situazioni di questo genere qua. Okay, no? Cioè, il caso Nokia è il caso opposto. Cioè, la prima azienda al mondo di cellulari, a un certo punto ha deciso di non fare niente. Okay, no? Perché era troppo rischioso, perché era complicato, che non si capiva cosa arrivava, se arrivavano gli smartphone, i tablet, quelli con l'appennino senza. Ma il rischio si può anche affrontare, l'importante è che sotto abbia una rete che mi consente di lavorare in tranquillità, di operare, di saltare in tranquillità. Se sotto non ho quella rete, il rischio si moltiplica, secondo me. No, ma tra l'altro, l'altro elemento è, devi avere anche la gestione del rischio, in cui devi partire dal presupposto che le conseguenze del rischio le gestisci tu. Perché è chiaro che se prendi i rischi dando per scontato che tanto quando arriverà fuori il problema non ci sei tu, ok, no? Cioè vi faccio, a quel punto lì non è un rischio. No, a quel punto è vai al casino con i soldi dell'altro, no? Cioè vai al casino e dici, se vinco sono miei, gli ridò i soldi, se perdo sono i suoi. E quindi no, cioè, è interessante, poi vi lascio perché non volevo rubarvi troppo tempo. Il mio settore è un elemento chiarissimo 4 anni fa in cui è passato da una relativa stabilità al disastro, cioè sulle telecomunicazioni perdono tutti i soldi, non c'è un operatore che guadagna veramente. Ok, no? Al di là del maquillage che uno possa fare o delle situazioni che trovi nei bilanci, siccome agli operatori di telecomunicazioni storicamente li guardano solo le EBITDA, tutto quello che c'è sotto non lo guarda nessuno, è peccato che per fare quelle EBITDA spendi 2 volte ogni anno di investimenti. No? C'è un momento in cui questa cosa succede, che è il momento in cui a valle della fusione tra Wind e H3G decidono quelli che fanno la fusione, tra 2 offerte, Fastweb e Iliad, di vendere Iliad, che aveva offerto su 1,8 miliardi 30 milioni in più. Fastweb era un'azienda che aveva intenzione di fare questa cosa costruendo sul valore, dietro aveva gli svizzeri molto solidi, anche come pensiero, quindi voleva fare qualcosa per creare valore nel settore. Iliad voleva fare il low cost. L'aveva dichiarato prima, quindi non sono dei banditi, l'hanno detto prima di venire, no? Lo vendono Iliad, che fa il low cost e sventra completamente il settore, no? È evidente che in quel momento chiunque ha preso quella decisione si è preso un rischio sapendo che le conseguenze del rischio non le gestiva lui, perché sennò l'avrebbe presa. Cioè, tra uno che decide che ti dice che vuole costruire un certo tipo di valore storicamente a un servizio premium price e uno che dice io devasto i prezzi appena arrivo, glielo vendi a quello che devasta i prezzi del tuo settore, non di un altro, no? E quello arrivato ha devastato i prezzi. La perdita del conglomerato delle 2 aziende, per cui è stato scelto per 30-40 milioni di darlo quello lì, è stata 4 miliardi. Da quando è arrivato quel signore, no? Quindi l'1% del valore che avevi, cioè il 100 volte il valore che avevi preso in quel momento. Quello è il classico esempio di mancanza di via di mezzo, no?
Perché è chiaro che se quella che ha preso la decisione, non so se sia vero, era pagata lo 0,2 di quello che raccoglieva, 0,2 di 40 milioni, 800 milioni, cioè mi fa proprio schifo, no? Però nel contempo hai creato un disastro. Devono fare le domande, se no qua. Chi inizia? È rapidissimo, è essenziale, Davide, però... Nico. Mi occupo di risorse umane da 25 anni, ho fatto il pubblico, il privato e la multinazionale, tre commitment. Attualmente sono in un'azienda privata che si chiama McNeil GTA, l'arma dispositivi satellitari. Domanda secca, cosa chiedi, le prime tre cose che chiedi nei comportamenti organizzativi al tuo HR che il tuo sistema deve sempre guardare ogni giorno nel day by day? Che domandona. No, è una domandona. Allora, premesso che sono, adesso dico una cosa che magari non mi troverai d'accordo, sono premesso che il benessere delle tue persone è una cosa troppo preziosa da lasciare solo all'HR, da un certo punto di vista, no? Quindi in qualche modo la devi lasciare anche altri. Quello che di solito chiediamo alle persone, tanto il nostro capo di HR è di Bari, tra l'altro, no? Si chiama Grazia, una donna, tanto famosa nel mondo del nostro settore perché faceva l'operatrice al customer care a Bari e fa tutta la strada interna per diventare capo dell'HR. Ma lì quello che gli chiederei io, quello che gli proverei a chiedere io, quello che chiamano le persone è, secondo me l'HR c'ha un task semplice, l'HR deve pensare al benessere psicologico delle persone con cui lavora. Se sistema quella cosa lì, tutto il resto è relativo. Cioè non è che deve pensare, è ovvio che poi devi pensare a bisogni anche più basici, quanto li paghi, se hanno la scrivania dove si possono sedere, eccetera, eccetera. No? Ma c'è un bellissimo... libro di Bianca Maria Cavallini che vi mando se volete nei prossimi giorni, che è concentrato su quell'argomento lì, cioè dice l'HR ha un solo task, determinare il benessere psicologico delle persone con cui lavora, cioè qualunque persona dopo un certo livello di responsabilità non può fare a meno di cercare di capire se le sue persone che vengono a lavorare con lui stanno bene o no, anche non necessariamente per motivi di lavoro. Okay. Poi è chiaro che non devi fare né il prete né lo psicologo delle persone con cui lavori, no? Però da un certo punto di vista le persone passano sul posto di lavoro più tempo che in qualunque altra situazione. Tra l'altro io personalmente ho un'idiosincrasia totale per qualunque forma di smart working, poi si potrebbe aprire un dibattito su sta cosa, no? Allora, lei c'è, secondo me, fa quel lavoro lì, cioè deve arrivare in ufficio al mattino pensando a cosa deve fare per far sì che le sue persone stiano bene, ma per davvero, non per forma, non perché gli organizza la regata per fare team building, no? Allora, se fa quel lavoro lì, tutto il resto viene di conseguenza, no? Se tu c'è il lavoro delle persone che vengono contente, no? È chiaro che ti si creano delle situazioni. Ti faccio un esempio estremo, no? Noi abbiamo 41 dipendenti in prigione, erano carcerati prima di essere nostri dipendenti, non è che ci hanno arrestato il reparto finance, diciamo. È interessante come applicare i concetti del benessere delle persone quando c'è 41 persone che non possono uscire dal posto in cui stanno, no? Ci fanno un sacco di lavori per noi, ci aggiustano i router, ci risistemano i pezzi del software che non funziona, presi in modo completamente randomico, gente che non ha mai aperto un computer, no? E vedi come gli effetti, è chiaro che lì sei nell'estremo, no? Perché tu c'è delle persone che per definizione sono in malessere psicologico, sei in prigione, ma come anche un ambiente del genere, ricreargli un ambiente aziendale che gli migliora il benessere psicologico, gli migliora non solo le performance del lavoro che fa, ma proprio la sua vita, no? Quindi io la domanda non tre, gli chiederei una sola, gli chiederei, tu pensa a fare quel lavoro lì, ok, no? E spiegalo a tutti, ok, che devono fare quel lavoro lì, no? Perché, cioè non so, per esempio la prima azienda in cui ho lavorato, loro facevano una roba secondo me straordinaria, eri obbligato di policy a cambiare lavoro una persona ogni 3 anni. Cioè tu potevi avere quello più bravo del mondo che lavorava con te, ma se non gli cambiavi lavoro nei 2 anni arrivava il tuo capo e ti devastava. Ok, no? Allora, quello è il motivo per cui noi perdevamo poche persone. Perché le persone, una volta che le paghi il giusto e gli dai un lavoro, carino dove poter lavorare, dopo un po' si stancano. Cioè, soprattutto quelle di talento, sono sopraffatte dalla noia, ok? E gli puoi fare tutti i corsi che vuoi, di aramaico, di project management, eccetera, eccetera. Quelli vogliono fare un'altra roba dopo un po', ok, no? Allora, quella lì, per esempio, è una cosa che la deve capire, cioè, però non è che deve capire le lo devi capire il manager, no? Che tu vai e gli dici, guarda che quel ragazzo che lavora con te vorrebbe fare un'esperienza al finance, dice, ah, ma se lo porti via sono rovinato, l'azienda non lavora più. Tanto va via uguale dopo 3 mesi, no? Quindi, secondo me, la risposta è un po' quella lì. Bella risposta. C'è un altro HR, lei cosa ne pensa? Io. Vogliamo fare un applauso? Mi sembra. No, vabbè, dai.
Ringrazio, diciamo, per la risposta, perché anche per questo motivo, quando al netto delle firme sull'email, però io preferisco dire che sono addetto al valore umano e non alla risorsa umana, e sono d'accordo, tant'è che una delle tante cose che faccio quando vado in ufficio è spesso, oltre a vedere se le scrivanie sono in ordine, quindi la tutela dei lavoratori anche per quello che ci chiede l'INAIL e la legge 81 del 2008, ma fare proprio una semplice domanda, che chiedere come stai. Come stai? Cioè, ma molto random, cioè non vado a chiedere come stai a tutti, ovviamente perderei, non mi basterebbero 8 ore in un giorno, però chiedere sinceramente come stai a qualcuno seduto in ufficio, soprattutto a quelli che vedo molto più stressati o che hanno una scrivania un po' più disordinata, che sono in una posizione viziata, dico io, e che quindi vedo che sono molto presi e distratti da loro stessi, molto presi dal lavoro, chiedo come stai per sganciarli un attimo dalla serietà del task che stanno facendo e ricordare anche a loro stessi che sono delle persone prima che dei lavoratori. Quindi condivido, cioè diciamo ha condensato in una frase quello che secondo me è quello che dovrebbe che sì, fare anche perché poi abbiamo fatto un test in azienda su una cosa qui, onestamente all'inizio non pensavo potesse funzionare, no? È avuta una società che fa servizi di supporto psicologico virtuale a disposizione dei dipendenti, dove in modo completamente anonimo un dipendente si può iscrivere su un portale e ha una sorta di prima fase di filtro di gestione, c'è uno psicologo su un video con cui parli, no? 10.000 ore in un anno abbiamo bruciato con questo. Avevamo preso un plafond di 10.000 ore perché era il taglio minimo che era pensato per le aziende grandi e io non avrei. Allora, quindi è interessante, no? Perché sappiamo solo quante persone hanno partecipato, non quali, ovviamente, perché ci mancherebbe, no? Hanno partecipato 360 persone, quindi il 30%, quasi il 30% della nostra forza lavoro ha sentito il bisogno di andare a parlare con uno psicologo, senza doverlo prenotare, che magari aveva un po' fatto con una roba. Quindi è interessante, secondo me, c'hanno qualche area di potenziale malessere, che magari c'entra il lavoro, magari no. La cosa che dici tu è la stessa cosa che dice il nostro capo del personale. Dice, però è un'attenzione che non è scontata, mi sono perso il nome, scusami. Fabrizio, mettiamoci del tu, sì, è una questione che non è scontata. Per esempio, io faccio una cosa che faccio sempre, io faccio tutti i colloqui al ristorante. Non ho mai fatto un colloquio nella mia vita che non fosse al ristorante. Se quello con cui faccio il colloquio tratta male il cameriere, per me ha finito di campare. Cioè, nel senso, no, cioè, può essere il genio della lampada del tunnel IP che ci farà fare miliardi, ma se tratta con sufficienza il cameriere, per me, cioè, il pranzo è finito lì. Cioè la collaborazione con questo genere è finita lì, perché se tratta male il cameriere, figurati quello con cui ci lavora tutti i giorni, no? Però non è facile questa cosa. Facciamo un altro applauso su questa cosa, mi sembra. Cioè, però non è un'indicazione strategica. C'è una trappola conosciuta questa, oppure nella sala pranzo, nella sala mensa, sì, ma il caffè, quello che si deve lavare la tazzina dopo averla. No, ma sono cose stupide. Cioè Henry Ford non ha assunto il direttore generale una volta perché ha messo sul sale sulla bistecca prima di mangiarla. C'è questa barzelletta vera, no? E dice, ma scusa, tu prova una roba e poi ci metti il sale, no? Al contrario. Ok? Allora, sono stupidate, però secondo me, però questo qua è il lavoro che dovete far voi delle HR, no? Perché poi oggettivamente, cioè, il combinato del nostro gruppo ha 210 milioni di debiti, 1.500 dipendenti, 7 azionisti americani, quindi ogni mattina si alza uno con un'idea diversa, no? Quindi purtroppo, che poi quello è il cuore del problema, spesso l'imprenditore, quello che l'azienda l'ha fatta, è invischiato in questo disastro di cose da fare. Si dimentica lui che il suo primo lavoro non è quello lì, ma anche per lui sarebbe il lavoro di fare. L'HR è fondamentale, perché l'HR invece fa quel mestiere lì. Ok, no? Cioè, poi è ovvio che deve parlare con i sindacati, fare anche le cose, diciamo, un pochino più tradizionali, diciamo, no? Però il suo lavoro è quello lì. Capire se l'azienda sta nel golden circle. Va bene. Qualche altra domanda? Prego. Io lavoro in una pubblica amministrazione dove ovviamente questi criteri cerco di attuarli anche con molta franchezza, violando anche le norme del contratto per favorire certe situazioni. Faccio un piccolo esempio: noi abbiamo assunto da poco dei ragazzi che ci sono stati affidati, nel senso di cura, e durante il periodo di prova questi ragazzi non potevano fare lo smart working perché il contratto non lo prevede. 4 mesi. Io avevo una situazione particolare di un ragazzo che mi ha detto con molta franchezza, ha detto, quando si è presentato, ho detto, io l'anno scorso ho subito un trapianto di midollo, ho detto, quindi gli ho detto, per te
benvenuto due volte. A un certo punto ho capito che il ragazzo faceva un po' fatica a viaggiare, gli ho detto ti do lo smart working, anche se non è previsto. E il ragazzo con molta diligenza mi ha detto, direttore, non si può. E ho detto, non ti preoccupare, tanto mi cacceranno, ma non è un problema. Non ti preoccupare. Ci sono delle situazioni in cui invece tutto questo, chiamiamolo, questo approccio, no? Nella pubblica amministrazione è un po' più complicato. Io avevo un dirigente in una sede importante della Puglia dove un giorno gli ho confessato, io non so più come insultarti. Ed era vero, cioè nel senso che non riuscivo a smuoverlo in nessun modo. Poi devo dire la verità, è stato garbato e è andato in pensione. Però al di là di quello, quando lei ha cominciato a parlare ho detto io mi alzo e me ne vado, perché è complicato nella pubblica amministrazione dover gestire delle persone che, stiamo parlando di percentuali bassissime, devo dire che la maggior parte dei miei 500 colleghi sono tutti impegnati a raggiungere gli obiettivi e a lavorare, perché noi lavoriamo all'INAIL, oggi siamo in rappresentanza, e noi abbiamo dei valori e sui valori stiamo costruendo anche quello che facciamo tutti i giorni. Però ci sono dei limiti nella pubblica amministrazione dove questo tipo di ragionamento qualche volta, insomma. Però alla fine bisogna fare quello che sta facendo lei, no? Io ho fatto l'ufficio della Guardia di Finanza. Anche io. Ma io l'ho fatto di complemento. Anch'io. Scusi, che corso? 39esimo. Il? 39esimo. Io sono molto più anziano, giusto, 29esimo. La pubblica amministrazione, premesso che non è molto diversa dal privato su alcune cose, no? Però è, da un certo punto di vista, molto più complicato, ma siccome si ricade un po' nel discorso dei valori, ieri mi ha chiamato un sindaco, che conosco abbastanza bene, della Puglia, su cui stiamo installando un'antenna 5G, che ha fatto l'altro ieri un ricorso al TAR, per toglierci l'antenna, no? Per non farcela installare. Mi ha chiamato dicendo, ti volevo dire che tu hai fatto ricorso al TAR, tanto so già che vinci te, perché la legge ha ragione tu, però posso dire ai cittadini che l'ho fatto. Questo è un problema di valori. Questo è un problema di valori, perché se sei già che perdi, tu usi anche i soldi dell'avvocatura dello Stato, il tempo delle persone, dici anche una bugia ai tuoi cittadini, no? Perché giustamente sai che perdi, no? Ok, no? Togli solo per 6 mesi di fatica a uno che deve risponderti con l'avvocato, glielo dici pure, tra l'altro, no? La pubblica amministrazione è questa cosa, io non so come si possa fare. Io faccio un paragone, mi perdoni dottore, un paragone con i miei colleghi, che se un mio collega sbaglia, e sbagliamo tutti, io non ho mai problemi. Però nell'utilizzo del denaro, io dico a loro, il denaro dell'INAIL è come quello del Tempio di Salomone, è sacro. Però sul fatto che la gente lo utilizza in maniera così avventata, è qualcosa che, ecco, il riferimento ai valori in qualche modo ci aiuta. Noi quotidianamente abbiamo a che fare col personale del MISE, no? La cui struttura è abbastanza chiara, 20-30% di persone che si ammazzano di lavoro e 70% di persone che non fanno veramente niente. Okay, no? Nella media lavorano come una società privata, peccato che si accoppano quelli che devono lavorare pure per gli altri. No? E lì, spesso in situazioni del genere, i valori li fanno a sottogruppi le persone che ci lavorano. Quando non ci sono, no? Poi quelli un po' più alti. Che poi se non lavorasse per una cosa pubblica, sarebbe una cosa dove per definizione i valori dovrebbero essere più che presenti, perché non è governata dal profitto. Cioè, chi più di loro dovrebbero essere? Però lì poi si diventa un discorso complesso. Cioè, io penso che fare le HR dentro un'azienda di quel genere deve essere veramente complesso, no? Perché poi se non ti aiuta quello che sta in cima, in alcuni casi succede anche quello, no? Che guarda la procedura, fa attenzione come sono fatte le cose. Cioè, a volte la politica. Capito? Parli della politica, ti fa assumere l'ultimo degli imbecilli perché è cugino di qualcuno, il posto in cui quello che stava a lavorare con te da 12 anni sperava di arrivarci, no? Dice, no, guarda, purtroppo è arrivato quello lì. No? Cioè, ma lo sanno tutti che scelgono, non lo so. Capito? No? Non è semplice. Dei 4 ambiti che hai messo, giapponesi, giralo così lo rivediamo. Mi sembra che quello sul quale fanno difetto in tanti la pubblica amministrazione è quello di destra, cioè il servizio che deve servire agli altri.
E invece, a mio parere, è prioritario, perlomeno nella mia esperienza professionale, personale, è assolutamente fondamentale. Cioè, io posso fare anche una cosa che non mi piace, perché a volte faccio una cosa che non mi piace, però nel momento in cui mi accorgo che serve agli altri, mi piace, anche se in partenza non lo era. E imparo a farla, perché so che serve, e la gratificazione finisce per essere anche un'alternativa al pagamento nel caso in cui quella cosa non mi venga riconosciuta come sarebbe giusto. Quindi la dimensione di servizio per me è assolutamente fondamentale. Invece, purtroppo, nella pubblica amministrazione noi vediamo che a volte alcuni funzionari o impiegati, per legittimarsi, impediscono al cittadino di ottenere qualcosa. Non fanno i passacarte positivi, ma fanno quelli che trattengono per dire: io ho un ruolo, io ho un'importanza, io ho potere e quindi ti impedisco di fare quella cosa lì. Invece la formazione che noi dovremmo dare a tutti i livelli, nelle imprese private e pubbliche, è proprio la dimensione del servizio, che in altri paesi invece c'è. E tutto quello che posso fare per agevolare lo faccio. La mentalità del cameriere bravo è quella che, di fronte alla richiesta del commensale, e trova la soluzione, come Benigni nella Vita è bella, no? E quindi alla fine gli dà da mangiare anche se la cucina è chiusa. Anch'io penso che anche a me di questi quattro qua mi sono piaciuti più quello lì, perché una volta che fai qualcosa che serve, qualcuno alla fine ti paga se qualcosa serve, no? E non, se ti paga perché lo sai fare, e secondo me entro certi limiti, se fai qualcosa che la serve, alla fine finisce anche un po' a piacerti, no? E il problema è quando la gente fa soltanto questo qua, che rischia di avere un po', perché certo, se ti coincidono hai vinto veramente nella vita, se ti alzi, se vuoi fare il portiere e ti piace fare il portiere, proprio vinto la vita. Certo, se fai solo quella roba lì. Una sera sono andato a cena con Elio e le Storie Tese, non c'ero solo io, no? C'era un signore che il cui figlio voleva fare il cantante nella vita, e ha chiesto un consiglio e gli ha risposto: dì a tuo figlio di fare la roba che sa fare, sennò sarà un frustrato tutta la vita. È vero, non c'è tutto questo. Bene, allora, c'è qualche altro? Tu volevi fare una domanda, sì. No, la mia, giusto un'integrazione al collega, anch'io sono dirigente INAIL, prima parlavi del responsabile per la transizione al digitale, nelle pubbliche amministrazioni non ce l'abbiamo perché fa figo, perché è bello, perché è un obbligo di legge, quindi a volte nell'ultimo comune sulla montagna rischia di diventare un po' una scatola vuota, una finzione. E quindi anche sui valori volevo una tua opinione. I nostri valori sono sicuramente nobili perché vengono direttamente dalla legge, l'interesse pubblico, eccetera, eccetera. Però come renderli più concreti, più attuali? Anche il posizionamento sugli obiettivi di una pubblica amministrazione, cosa dovremmo fare per rendere più chiara la nostra attività, più comprensibile e avere degli obiettivi più misurabili, più quantificabili? Non lo so, perché non è il mio settore. Quello che posso dire è che in questo momento io interagisco tanto con una pubblica amministrazione, che è l'amministrazione del Dipartimento di Amministrazione Penitenziario. Avendo 41 dipendenti in carcere, dopo loro stessi siamo il più grosso employer in carcere. E lì anche solo far sapere quello che fanno è una cosa. Cioè, poi io personalmente, perché poi come sempre, spesso nella pubblica amministrazione fa casino uno, fa molto più rumore dei 999 invece che fanno la famosa foresta, no? Per cui in Italia sono 54.850 ieri detenuti, okay? Lavorano per gestire questi 54.000 detenuti 51.000 persone di servizio, cioè come il Four Season, c'è un ospite, per ogni ospite c'è un cristiano che lo assiste, no? Di questi 51.000 alcuni passano l'amministrazione penitenziaria ha un tasso di suicidi 6 volte superiore alla polizia normale. Costano 270 euro al giorno ciascuno. Sì, no, cioè, sì. No, cioè lì per esempio la cosa che loro, alcuni di loro stanno cominciando a fare è spiegare, avendone data la possibilità, perché anche lì è mica scontato, no? Cioè far spiegare anche tutte le cose che vengono fatte, che sono fatte bene, perché poi ce ne sono tante che la pubblica amministrazione fa bene, ma vengono un po' massacrati, un po' dalla politica che per definizione crea casino, ma questa è la mia personale, poi se non ho registrato lo dico anche al tribunale se serve. Crea casino, perché loro, cioè, lì si apre un cinema sui valori, no? Si apre una su quella parte lì.
E purtroppo ci sono invece delle persone che fanno delle cose straordinarie. Se voi entrate, non so quanti voi avete avuto la possibilità di entrare in un carcere seriamente, no? Se voi andate in un carcere, la gente fa delle cose incredibili per cercare di salvare i ragazzi che stanno lì. È veramente è against all odds, come dicono gli americani, perché non li aiuta nessuno, gli remano contro. Cioè, l'anno scorso sono uscite 8.000 persone in permesso per fare lavori giornalieri, no? Hanno fatto casino in 4 e hanno a qualche stadio messo in croce uno di quelli che aveva fatto uscire quei 4. Cioè, stiamo parlando del nulla, no? Da un certo punto di vista. Quindi io pensavo, mi verrebbe ogni tanto, bisognerebbe far sì che ci fosse la possibilità di condividere tutta una serie di cose che alcuni pezzi della pubblica amministrazione fanno, perché in alcuni casi sono veramente virtuosi, però il problema è che finiscono nel calderone del non funziona niente, no? Da un certo punto di vista, che non è vero. Cioè, se io ho a che fare con quelle due pubbliche amministrazioni, il vecchio MISE, che lo si chiama in un altro modo, e l'amministrazione penitenziaria, lì sono gente che, cioè, io ieri sono andato al MISE con un problema, l'altro ieri con un problema, e due funzionari hanno alle 6:30 di sera si sono messi a cercare di capire come risolverlo, e allora non gli arriva in tasca niente di quella roba lì, cioè, capito, no? Però avevano capito che quella roba lì creava, è una roba banale, per cui dobbiamo trasferire la proprietà di un canale di televisivo sul digitale terrestre che ci siamo comprati, no? E hanno capito che se non lo facciamo entro certi tempi perdevano il lavoro 5 persone. Okay, no? E quelli si sono messi lì per quel motivo lì, non gli fregava niente che fossimo proprietari noi quello che ce l'aveva prima. Allora, quella roba lì, in qualche modo, bisognerebbe farla sapere, no? Cioè, che non è che gli cada la penna a tutti quelli che stanno nella pubblica amministrazione, che alle 3:30 vanno a giocare a golf o timbrano a cavolo il badge delle cose. No? C'è gente che alle 7 di sera stava lì perché tipo, però questa cosa non so come farla. Io quando incontro le persone lo dico. Cioè, nel mio piccolo lo dico. No? Cioè, io ogni volta che entro in un carcere sono contento di pagare le tasse. Sono contento di pagare le tasse, perché se finisci a fare quella roba lì, ok, no? È una cosa bella, però come fare è difficile, perché fare fatica a lavorarci, no? Cioè, non possiamo darci del tu, no? Non so, io quando stavo la metà dei miei colleghi, i miei compagni di corso in finanza sono rimasti, no? Io penso che avrei fatto fatica, personalmente, avrei fatto fatica, perché è una situazione in cui c'è quel substrato lì un po' ti rovina alcuni tipi di situazioni. Cioè, io ho compagni di corso che si mettono la benzina nella macchina, perché non ci sono abbastanza soldi per pagare la benzina, cioè fanno turni, si sono comprati da soli i giubbotti antiproiettili, quelli che gli danno loro si fanno schifo, tutta questa roba non si sa. E quello secondo me è un grande esempio di temperanza, no? Che i ragazzi hanno capito veramente qual è la via di mezzo, no? E che non è... La possibilità di capire è abbastanza limitata, no? Certo, certo. Va bene. Va bene, va bene.